Ciao ragazzi, per chi mi segue anche sugli altri social sa che sono andato alla Mediaset per registrare dei contenuti, un programma televisivo, e io avevo in mente di fare un vlog e raccontarvi il dietro le quinte, eccetera, eccetera. Fino a quando non ho firmato il contratto dove mi hanno detto che io non potevo fare questa cosa. E però ho conosciuto una modella lì, mi ha fatto un po' di domande sulla mia vita, eccetera, eccetera. Lei registrava dei contenuti sempre per la Mediaset, e dato che lei aveva preso una casa per stare solo quei 2 giorni di contenuti che avremmo registrato per il programma televisivo, che tra l'altro uscirà a marzo, ma non posso dire niente, mi ha chiesto se oggi poteva vedere cos'era il mio lavoro, come insegnavo parkour, come si fa una lezione di parkour. Voleva provare in pratica. Quindi, quale occasione migliore di portare anche voi su come si fa una lezione di parkour? Com'è la struttura e un po' il dietro le quinte di parte della mia vita. Adesso andiamo a prenderla e poi andiamo in palestra. You can introduce yourself, by the way. Okay, so hi guys, my name is Janina. I'm from Belarus. I'm a model, I'm a painter and a tattoo artist, so. Trust me, I swear you are not gonna hurt yourself. Porto colirona. Che cazzo vuol dire, sorella? Se porti con l'ilova. Appena si entra in hyperspace, si arriva qui e si firma la liberatoria, che Janina ha prontamente firmato. You look like a teacher. Professoressa di che cosa, ragazzi? Scrivete nei commenti, secondo voi. Fatemi sapere se voi che state guardando questo video siete mai stati qui in Hyperspace, che vi ricordo è una delle palestre dove insegno parkour a Milano. È la principale, diciamo, quella dove ho più corsi, più bambini, più allievi. You need to wear the socks because only with the socks you can enter in the gym. Are you ready to jump? I'm not. I try to reach the end of the gym. Yes, but without touching the pink stuff. Yeah, I know it's not easy. Jump here and you go up on the yellow one. Oh my god, no! Yeah, you can do it. No. I trust you. But not with your knees, my friend! Oh yes! Diciamo, in una prima lezione di parkour si fa vedere quello che è il parkour. Ovviamente dipende sempre anche dal tipo di persona che hai di fianco. Di solito faccio sempre vedere uno scavalcamento, che sono i metodi per superare un ostacolo. And then you do like this. Hey, allora, what do you say? I don't do it. You can do it, my friend. It's really easy. Like this. Your big ass. Touch this one. It's not big. Yes, and this one goes here and on the left. Oh, you have done it. What's the problem? You have to trust yourself. Dovete credere in voi stessi, ragazzi. It's not that easy. Ok, non starò qui a fare tutti i volteggi, questo è il più facile, ovviamente. Ok, come with me and now we do the Ninja Warrior. Hi to my follower in Russia. Привет моим подписчикам. Ciao. Подписчикам. 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 Yeah, it's good, eh? Con voi lo faccio, ragazzi, per farlo vedere agli anni. Hop, 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 hop. If you say hop, everything is going to work. Yes, yes. Vedi che ce l'hai fatta, cosa vuoi? Cosa vuoi? Ragazzi, il problema più grande, non solo del parkour, della vostra vita, è che non credete nelle vostre capacità. You don't believe in yourself. Now you have to do like this. It's not easy. Now your turn. No. It's not that easy. Va bene, saltiamo questa parte. Easy peasy lemon squeezy. I'm sorry guys, I was trying but that's not that easy for me. Ma non è vero, è lei che non ci crede in se stessa. No fucking way wants me to do that. Ok, don't leave it.
Oh, yes. Oh, you have done it. Ragazzi, questo per chi conosce l'hyperspace l'ha già provato, ma secondo me non sapete che c'è un trucco. Invece che farlo lentamente, se voi lo fate correndo, non vi succede niente perché questi non si sposteranno mai. Se uno lo prova invece piano, ci mette 12 anni. Oh, it's so fun. That stinks for me. I like that kind of parkour. Ora dobbiamo salire. Okay. Show me how to do it. My sister, there is the scale. Go up. No, no, not my hands. Go up. Yes, go to go for the yellow one. Ok, perfect. Ok. One end per time. Because it's slippery, it's not because of me. Yeah, of course. Of course, of course. I'm a strong woman. Sei più forte di quello che pensassi. È morta. Ora le faccio vedere come fare un precision, che è un altro movimento specifico del parkour. Come vi dicevo, di solito il ninja lo facciamo dopo, non prima. Ma con Yanina è un caso particolare. Sulla ID. Easy, another one. Easy, another one. Easy, last one. Looks not scared, but it's scared. Yeah, I know, I know. In verità, ragazzi, se uno non ha mai fatto attività fisica, è molto, molto complicato. Soprattutto da un punto di vista mentale. Yes. Oh, che spalle c'hai? Yes. But I can't... Gli ho detto che se vuole può provare dal quintultimo a scendere, che ovviamente è molto più facile e non è scivoloso perché i primi sono scivolosi. 3, 2, 1, jump. Jump, my friend. I can't do it again. Ok. It's slippery. Yeah, yeah, no, you have done it. No, you have done it. Jump. I can't, it's seriously. Ok. Bene, diciamo che il Ninja Warrior non è stato un successo, però l'importante, ragazzi, come dico sempre, è provarci, non riuscirci. Anche perché, soprattutto agli inizi, quando si inizia a fare parkour, le prime cose, è sempre una questione mentale. Quindi far capire al tuo corpo che stai uscendo dalla tua comfort zone, stai facendo cose che lui non è abituato a fare, o comunque che non penserebbe neanche mai di fare. Il roll, che adesso le insegnerò in preparazione, poi ai salti che si faranno nella zona che vedremo dopo, se lei mai vorrà provare qualche salto, penso proprio di sì. Oh, that's perfect. We can do a parkour video. I'm a professional right now. Yes, of course. You can also teach. Now we try to do this kind of stuff. I show you. Ha detto che lei non riuscirà mai a farlo in tutta la sua vita. Scrivete qua nei commenti secondo voi se riuscirà a fare backflip oppure no. Ora però dovete scriverlo, non vale scriverlo dopo. That's better. Yes. Yes. So you jump like this. Show me again. Yes, but close yourself, lady. Okay, stay close. Stay close. Ok, ragazzi, il backflip non se lo sente, mi ha detto che non vuole farlo e ci sta, perché non bisogna obbligare una persona a farlo. Vuole sfidarmi nel dodgeball, però con una sfida un po' diversa, ovvero lei mi lancia tutte le palle e io devo solo schivarle, posso solo schivare. Okay. I was close. Yeah.
Sì, però mi hai dato troppe... Io potevo stare solo sulla prima linea, era troppo difficile. Andiamo a mangiare. Ah, nuda? Tell me something in Russian. Меня зовут. Меня зовут. Matteo. Меня зовут Matteo. Yeah, that's good. With your accent is... Увидимся в следующем видео. Slowly, my friend. Пока. Увидимся в следующем. В следующем. Увидимся в следующем видео. Пока. Вайд вио видимся в видео. Пока-пока. Ragazzi, avete visto come strutturo una prima lezione di parkour e anche una delle mie tre palestre dove insegno parkour? Ma scrivetemi invece nei commenti se volete vedere un vlog su una mia giornata tipo, quindi dalla mattina dove guardo il contenuto per i social e il pomeriggio invece dove gestisco più classi, quindi anche di età differenti. Fatemelo sapere e ci vediamo al prossimo video. Bella! Wow.